dico per cosa, ma sono in missione speciale alla stazione di Milano Centrale. Segreta, non posso dire niente fino alla fine. Grazie. In Corea ha incontrato il loro partner di Samsung e gli interessa mettere tre negozi. Allora, siamo su Freccia Rossa. È arrivato ancora il muretto. 265. Stiamo viaggiando a 265 km orari. Beh, di questo passo a Bologna ci arriviamo. Questa è... Vabbè, Luca, guarda. No, tu non il controllo. Questa è una cosa dei mortali. Mi è arrivata una telefonata sul treno. E qualcuno mi dice, ma sei per caso sul treno? Ma sei per caso al numero, alla lettera? Anche lei, coincidenzialmente. Stessa carrozza. Cioè, perché se non ti avessi visto, che tiravi su una valigia. C'è qualcuno che non l'ha invece. Posti di distanza. Non è che posso rispondere. A tutto. Pensavo fosse una sensitiva, ha telefonato, tu ti trovi sul treno, detto questo, alla carrozza nuda. Ti vedo, Nadia. No, vabbè, Luca, non è e poi c'era lei con Luca, che adesso starà dormendo, sì, secondo me si è abbioccato. Bene. Comunque ho detto che sono in missione segretissima. Detto e questo, non sto rivelando. Mario, io gli avevo chiesto la continuazione. Non facciamo, vedere niente la parte del franchise, c'è la parte del franchise, le partnership. Questa è una tappa del viaggio. Ma non la fine del viaggio. Segretissima, specialissima. Ci ha detto che non posso dire di più. Per adesso siamo in direzione Manfredonia. Mi dispiace, non posso aggiungere altro. Segreta la missione, non posso dirvi ancora niente. Ci state indovinando? Non lo so, acqua forse, non è pochino, è solo acqua. È ancora acqua. Mi vuoi dare un passaggio, per favore? Vicino al barpa. Beh, ma resto qua. Anzi, andate indietro, non la porti sul comodo pure. E fermati. Sì, se non mi occupo. Oh, aspetta. Vuole darmi le borse, signora, gliele tengo io, così almeno lei riesce a salire. Grazie. Tengo anche questa. Questa è leggera. È leggera, la tiene lei. Adesso deve sedersi per forza. Ecco qua. Mega. Niente.
Cosa ci fai in un posto così particolare? Non posso dirlo, non è ancora il momento. A tempo debito, al momento giusto, lo saprete. Nadia, cosa ci fai in questi vicoletti? Antichi. Antichissimi. Il mistero si infittisce. Millequattrocento, quasi 1500. Siamo a Frittole. Ma adesso che stai tornando, non ci sveli questo grande segreto? Ma no, per il momento l'ho detto soltanto a lui, ma manca pochissimo, manca davvero pochissimo. Poi dopo me lo diciamo, Non si pronuncia. Però sì, dai, me lo diciamo. Se il professor Di Mezza era preoccupato e quindi si è scritto qualche cosa, io per non voler far perdere tempo a tutti voi, mi sono sintetizzato proprio così, in modo tale da essere più veloce. E faccio parte di quella schiera dell'olistica di cui parlava prima il professor Di Mezza, quindi si preoccupava degli sprechi, e nonostante diceva io sono medico e lavoro quindi in campo medico ufficiale, come mai mi sono avvicinato a questo genere di terapie? Ecco, mi sento un po' affine in questo senso, perché spesso vengo rimproverato di rimproverare chi si occupa delle terapie olistiche, perché purtroppo nella regione Lombardia l'occuparsi di terapie olistiche significa andare contro la medicina ufficiale. E questo a me, onestamente, dico la verità, non piace, preferisco la collaborazione. Quindi mi occupo di terapie olistiche dal 1995 come apertura dell'associazione, ma dal 1984 a livello di studi. E quello che cerco di fare è un processo omeostatico tra quello che è la medicina ufficiale e la terapia olistica. Visto che sono a Foggia, cercherò di essere breve e sintetico. Ricordo quello che disse Padre Pio, al di là del settore del campo religioso, che diceva ai medici dell'ospedale Terra Sollievo della Sofferenza: il 50% lo fanno le vostre medicine, il 50% il vostro amore. Quindi quello che cerchiamo di apportare
è un processo di consolazione, di conforto, che i medici oggi purtroppo per una velocità, ritmi di lavoro che hanno, non possono dare. E quindi chiediamo agli operatori olistici di non sostituirsi ai medici, ma di dare quella parte mancante, appunto conforto, consolazione, incoraggiamento, anziché creare speculazioni da questo punto di vista. E in Lombardia purtroppo ce ne sono tanti, quindi noi dal 1995 facciamo corsi olistici a costi popolari, ad offerta libera e anche gratuiti, e questo è in sintesi molto molto limitata quello che facciamo. Grazie. No, innanzitutto volevo dire una cosa a proposito di quello che lei diceva. Io come medico ho sempre fatto una grossa differenza tra il primo intervento, l'urgenza e l'emergenza. Noi dobbiamo lavorare di equipe, non di equipe, io lo dico di equipe che faccio più, però di equipe significa tutti insieme, e che ben venga che ci sia la differenza tra il primo intervento, l'urgenza e l'emergenza. Io dico che voi fate bene a fare il primo intervento, cioè l'urgenza e l'emergenza lasciatelo fare ancora ai medici, e io vi ringrazio per averlo precisato. Perché comunque un ruolo importante ha chi pure mantiene in vita chi ha un trauma e lo ti dà sollievo, aiuto, ti dà una mano. Ok, grazie. Grazie. Ti vedo stanco e provato. Ho superato un esame emotivamente molto difficile. Adesso posso dire che lo studio Gayatri è diventato un'università popolare a tutti gli effetti.